votazione. Loretta, ce la fai a darmi voti? Sì, certo. Se no inizio dalla parabola, Inizio da parabola. Vai, parabola. Allora, dal sei numero pronto? 5. 5 punti. Undicesimo posto, 5 punti. Allora, Dua Lipa. Decimo posto, 6 punti. Patti Pravo. Nono posto, 7 punti. Gaia. Ottavo posto, 8 punti. Baglioni. Settimo posto, 9 punti. Zucchero. Sesto posto, 10 punti. Lady Gaga. Quinto posto, 11 punti. Clementino. Quarto posto, 12 punti. Céline Dion. Il podio per Malgioglio vede al terzo posto, 13 punti. Dargen D'Amico. D'Amico? Italiano, Dargen D'Amico. Sì, Dargen D'Amico, cosa ho detto? No, ciao Dargen. Secondo posto, 14 punti. Beh, sicuramente Antonino. E al primo posto con 15 punti. Staglio e Olio! Grande Malgioglio! Grande! Ragazzi, un po' di contegno. Grande Malgioglio! Grande! Un po' di contegno, Un po' di contegno. Grande! Grande! Un po' di contegno. Loretta, tocca a te. Sì, eccomi. Undicesimo posto, 5 punti. Per me è un non classificata però, Patti Pravo, soltanto perché non aveva voce la nostra Decimo Valeria. Posto, 6 punti. Lady Gaga. Nono posto, 7 punti. Gaia. Ottavo posto, 8 punti. Dua Lipa. Settimo posto, 9 punti. Clementino. Sesto posto, 10 punti. Zucchero. Quinto posto, 11 punti. Céline Dion. Quarto posto, 12 punti. Fausto Leali. Il podio. Terzo posto, 13 punti. Claudio Baglioni. Secondo posto, 14 punti. Staglio e Olio. Primo posto, 15 punti. Dargen D'Amico. Questa è la classifica di Loretta. Grande Loretta! Grande! Grazie! Grande Loretta! Staglio e Olio, ringrazio. Giorgio, tocca a te. Vai. Undicesimo posto, 5 punti. Patti Pravo. Decimo posto, 6 punti. Era senza voce, quindi. Gaia. Nono posto, 7 punti. Lady Gaga. Ottavo posto, 8 punti. Dua Lipa. Settimo posto, 9 punti. Zucchero. Sesto posto, 10 punti. Céline Dion. Quinto posto, 11 punti. Clementino. Quarto posto, 12 punti. Dargen D'Amico. Il podio per Giorgio Vede. Al terzo posto, 13 punti. Claudio Baglioni. Al secondo posto, 14 punti. Fausto Leali. E al primo posto, con 15 punti. Non vedo l'ora di vederli twerkare. Staglio e Olio! Grazie, Giorgio! Grande Giorgio! Grande! Dai, mi piglia un colpo, fermalo perché... Gli può prendere qualcosa. Andiamo da Mario Giordano, che vi ho detto è Ubaldo Pantani. Peraltro, peraltro Mario Giordano sa fare benissimo anche l'imitazione dell'allenatore della Juventus Allegri. L'abbiamo tirato in mezzo fuori dal covo con un servizio su Amba. Naturalmente poi Allegri si è risentito perché ha detto si tratta di quando, finché si tratta di parlare di situazioni di residuo sport non va bene. Stiamo attraversando un periodo, no, fermi tutti, stiamo attraversando un periodo semplice, ci vuole. Ma sa fare anche Luciano Spalletti. È chiaro che poi la situazione che stiamo vivendo a Napoli è una situazione diversa. È chiaro poi che si va a cercare quelle sono... Con la voce di Mario Giordano ci dà la sua classifica. Fondamentale. Undicesimo posto, 5 punti. Anche Sarri sarebbe male. Oh, fate grazie tu, è tardi. È tardi. Scusami, no. Giorgio, scusami, ma è tarda ora, fanno cenno che dobbiamo... Va bene, Lapo, spero va bene, che si possa bene, fare Lapo. Anche Lapo Elkan, ce l'abbiamo tutti stasera. Allora. Vai, undicesimo posto, 5 punti. Dua Lipa. Decimo posto, 6 punti. Patti Pravo. Nono posto, 7 punti. Baglioni. Ottavo posto, 8 punti. Clementino. Settimo posto, 9 punti. Gaia. Sesto posto, 10 punti. Lady Gaga. Quinto posto, 11 punti. Ho scritto male, non ci capisco più niente. Fausto Leali.
Quarto posto, 12 punti. Céline Dion. Il podio. Terzo posto, 13 punti. Allora. Alzi la mano chi non è stato ancora chiamato. Zucchero, D'Argentamico e Staglieolio. E D'Amico. Sì, però non è che si può... Zucchero! Ah, meno male. Quindi il terzo posto. Céline Dion. No, l'avevi già detta Céline Dion. È uguale, Céline Dion. No, ti manca D'Argentamico. Manca D'Argentamico secondo e primo Staglieolio. Senza occhiali non ce l'abbiamo fatta. Grande un mondo. Grazie. Andiamo con i nostri cinque. Due voci fuori dal coro. Due voci fuori dal coro. Subito dopo di noi, ricordatevi che c'è l'appuntamento con TV7, da non perdere. Domani poi Ballando con le Stelle. A proposito, voglio salutare il grande Giancarlo De Andreis, pilastro della RAI, che è venuto a trovarci, e il mio amico prof Raul Alessio. Ciao Raul, ricordando la nostra Miss Italia. Ciao Giancarlo. Paolo De Andreis. Giancarlo è a Ballando, ho fatto il collegamento con tuo figlio. Paolo De Andreis. Allora, veniamo a noi, la votazione, iniziamo da Gil Rocca. Sì, però... Non ti sento, Gil? No, ecco. Ah, ecco. E i miei cinque voti vanno a Clementino, a Valentina. Non so che vuol dire repare velocemente, il mio caso era in inglese, lei era la lingua, secondo me, quella più complessa, quindi 5 punti a Clementino. Dua Lipa. I miei 5 punti vanno a Elena, perché è stata una sfida veramente tosta e lei è stata Grazie. Bravissima. La sua Céline Dion. Staglieolio, vi vedo particolarmente felice e raggiante. Sì, io avrei votato il mio assistito. Se potesse. Se avessi potuto, perché non sai che cosa c'è qua dentro, cosa sta sopportando. Ha messo prima del mais. E la gamba, mi fa male la gamba. No, devo dire che io tutta la mia stima, tutta la mia ammirazione chi affronta in questo modo, con questi risultati, la lingua napoletana. L'ha fatto la prima volta con Teresa Desio, adesso ha fatto addirittura un uomo, Valentina Persa. Grazie. 5 punti ancora Valentina. Grazie, grazie. Sì, sì. Sono stati tutti bravissimi, però beh, il mio cuore stasera batte per Valentina Persi e Clementina. È troppo brava è stata. Antonino, a chi vanno i tuoi 5 punti? I miei 5 punti vanno a Gabriele Cirilli in coppia per questo Antonino! Grande Antonino! Che in tempi non sospetti mi disse, sai che sarebbe una grande esperienza fare tale quale? Mi sto divertendo. Bene, aveva ragione allora. Valeria. Allora, io volevo dire una piccola curiosità. Io mi sono molto commossa all'esibizione di Staglieolio perché la voce di Ollio era del grande Alberto Sordi. Io ho avuto la fortuna di fare il suo ultimo film e lui me la cantava sempre. Anche quando siamo andati a Venezia, l'ho accompagnato, lui ha preso il Leone d'Oro alla carriera. E quindi il punto però, i punti li do a Elena Ballerini perché è stata veramente brava. E se li merita tutti, perché Céline Dion era veramente difficile. Scusate. Samira. Scherzi. Io prima di dare il voto vorrei risottolineare il fatto e ringraziare la mia truccatrice perché ha fatto un lavoro veramente enorme Samira e si merita un applauso. Samira non si vede. Grazie. A chi vanno i tuoi 5 punti? I miei 5 punti vanno alla prima persona che ho incontrato qui a Roma quando sono arrivata per il programma, Claudio Zucchero. Zucchero. I tuoi 5 punti, Claudio, a chi vanno? Allora, da imitatore dico sempre che è difficile per un uomo imitare una donna, ma per una donna imitare un uomo è proprio straordinario. Gli do a Valentina. Hai fatto Valentina. Un grandissimo lavoro, sei sparita veramente. Altri 5 punti, apprezzatissima dai tuoi. Grazie, colleghi. Grazie, davvero grazie. Io i miei 5 punti li voglio dare a una persona che è... Tutti ci impegniamo durante la settimana, ma io ho visto delle lacrime, ho visto la paura di salire sul palco perché ha portato in scena colui che ha amato da sempre, da tutto il percorso della sua vita, e li voglio dare a Claudio Baglioni, Andrea Dianetti. Andrea. Chiudiamo con Elena Ballerini. Io i miei 5 punti li voglio dare a una persona con un grande cuore, sempre amica delle donne, Valeria Marini. Molto bene, bene, quindi abbiamo
anche la vostra votazione. Adesso vediamo come ha votato il pubblico da casa. Vi ricordo la classifica che voi avete stilato, grazie, con le card sui social. Ci farà dare al primo classificato 5 punti, al secondo 3 punti e al terzo 1 punto. Vediamo a chi vanno questi punti. Allora, al primo posto, no, vi dico ovviamente il terzo, 1 punto ad Antonino e al suo Fausto Leali. 3 punti alla Dua Lipa di Rosalinda Cannavò con il 18,24 dei voti, Antonino 15,07 e Andrea Dianetti 5 punti per il suo Claudio Baglioni con il 18,82. Per la cronaca, per il pubblico siete arrivati al quarto, però non ci sono. Grande pubblico! Sì, però non ci sono voti per chi arriva a quarto. Contentiamo. Oh, prima della classifica, ringraziando ancora una volta la giuria fantastica, come sempre, Loretta, Cristiano, Giorgio e grazie a Ubaldo Pantani di essere stato il quarto elemento, vi voglio ricordare che sabato e domenica sono le giornate del Fai d'Autunno. Il Fondo per l'Ambiente Italiano aprirà al pubblico centinaia di luoghi speciali in tutta Italia per scoprire ancora una volta la bellezza del nostro paese. Quindi per sostenere il Fai e queste iniziative importantissime, di conseguenza per sostenere il nostro patrimonio artistico e paesaggistico, il numero è 45583, ripeto 45583, sia con un SMS sia dal telefono fisso. Grazie per quello che farete. E vediamo la classifica finale di questa terza puntata. Pronti? Valeria Marini, Patti Pravo, 27 punti, ma un applauso stellare per te. Decimo. Ex aequo, quindi andiamo al nono, Rosalinda Cannavò e Samira Lui, Dua Lipa e Gaia, 29 punti. Alessandra Mussolini, Lady Gaga, 33 punti, ottavo posto. Si sale. Claudio Lauretta, Zucchero, 46 punti, settimo posto. Andrea Dianetti, Claudio Baglioni, 51 punti, sesto posto. Quinto, Antonino, Fausto Leali, 52 punti. Dovrebbe arrivare il quarto. E Gil Rocca, il suo D'Argent amico, 54 punti. Oh, guardate, colpo di scena. Elena Ballerini è terza con 55 e c'è un ex aequo. Clementino, Valentina Persia e Staglie Olio, Paolo Antonio Cirilli. E 64. Venite qua tutti e tre. Ex aequo. Vabbè, però. Decidete voi. Dai. Valentina, sì. Ti va bene se cantano? Assolutamente. Perché hanno detto dalla giuria, probabilmente non accadrà mai più. invece per te sì. Oppure fate una cosa, magari tu sì. Canti Staglio Olio e voi fate cos. No, non direi nulla. Comunque, chiudiamo con Staglio ed Olio e l'omaggio che ci avete fatto e ci avete regalato con gli asini. Guardo gli asini che volano nel ciel. Grazie a tutti voi, appuntamento a venerdì prossimo.